Signore e signori, buongiorno. Siamo qua la vigilia di Natale perché devo finire un lavoro. E il lavoro è quello che ci dà a mangiare ed è la cosa più importante. Però ancora una volta l'artista al lavoro. E ancora una volta siamo al Tornio, che stiamo restaurando un mobile antico e stiamo riproducendo i capitelli rotondi che purtroppo mancano e che hanno perduto i proprietari, e noi li stiamo ricostruendo. Siamo ancora qua con il nostro lavoro, ringraziamo Dio che ci dà da lavorare. E signori, a tutti a voi vi faccio auguri di buon Natale, che nonostante tutto non deve essere un Natale all'insegna della festa, come si può dire, egoisticamente a sprezzo di tanta gente che purtroppo muore e soffre di fame. Deve essere un Natale di riflessione, un Natale che ci deve aiutare a far capire quello che abbiamo perso, un Natale che ci deve fare capire il senso della vita, un Natale che ci deve fare capire che non è una festa per tutti, perché tanti non faranno festa. E dobbiamo pensare solo ed esclusivamente a tanta gente che è negli ospedali, a tanta gente che è sola, a tanta gente che non ha nulla da mangiare, a tanta gente che non ha una casa, a tanti bambini che non hanno il conforto e la carezza e la parola dell'amore. Dobbiamo pensare alla fede di Dio e dobbiamo pensare a far sì di capire il senso della vita, perché è solo dalla sofferenza che si può iniziare a rinascere. E purtroppo quest'anno è stato un anno maledetto, che a chi è intelligente, a chi è cattolico, a chi ha perso qualcuno, capisce il senso della vita e capirà cosa vuol dire rinascere, andare avanti, amare e pensare a chi sta peggio. Perché non dobbiamo sempre pensare a stare meglio noi, pensiamo anche a chi sta peggio. E deve essere un Natale di riflessione. Non c'è da sparare botti, non c'è da fare festini, non c'è da riempirci le panze fino a scoppiare a stare male. C'è solo da capire e fare le cose nel modo più giusto, nel modo più equilibrato, nel modo più umile, perché è questo il senso della vita. È questo quello che Dio tramite quello che è successo in quest'anno ci vuole fare capire. È che la vita è un flash, tutto nasce per muore, la vita è un passaggio. E noi dobbiamo lasciare il meglio di noi e non pensare a fare soldi, a fare male, a fare invidia, a fare questo, a fare quello, perché oggi ci siamo, domani non ci siamo e non resta più niente della vita. Di noi deve restare invece lo spirito buono, quello che si è dato per lasciare il meglio, per migliorare questo mondo e per aver amato chi ci ama. Quindi, signore e signori, a tutti, forza e coraggio, armiamoci di tanta pace, fede e amore. Se possiamo, cerchiamo di fare un'opera di bene per chi sta male, perché la ruota prima o poi gira per tutti e potremmo capitare noi, e allora solo in quel momento possiamo considerare cosa vuol dire. Cerchiamo invece di considerarlo prima e aiutiamo chi soffre e chi ha bisogno. Signori e signori, a tutti auguri di buon Natale, ma un buon Natale di riflessione, un buon Natale di umiltà, un buon Natale di equilibrio, un buon Natale di fede e un buon Natale di aiuto a chi soffre, un buon Natale di altruismo. Facciamo un'opera di bene, avremo lasciato su questa terra il meglio di noi e forse un giorno avremo accesso al paradiso. Auguri di buon Natale, San Giuseppe Falegname. Ciao!